Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente siamo qua a fare la prima seria modifica al 701 e sono felice di farvi vedere il nuovo acquisto Akrapovic Exhaust System Technology. È stato fatto questo acquisto per rimuovere il boiler originale, che è veramente una schifezza, e penso che chiunque abbia avuto questa moto, chiunque ce l'avrà, si lamenterà di questa schifezza. E penso che per smontarlo bisognerà togliere sella, il fiancetto sinistro, e quindi poi si accederà a tutto il sistema per smontare lo scarico. Ah, per adesso abbiamo preso soltanto il terminale, lo slip-on, anche per evitare di rimappare la moto. Già voglio vedere così che sound fa e che prestazioni avrà. Anche se delle prestazioni sinceramente non è che mi interessi più di tanto, ma la cosa che mi interessa principalmente è far rumore e migliorarne chiaramente l'estetica. E adesso passiamo all'unboxing di questo fucile. Un'ora e un quarto per questa scatola. Oddio, siamo raga. Fattura. Oddio, maglietta in regalo. Dai, sti gran cazzi, non ne facciamo la pubblicità. Oddio raga. Oddio raga. Vorrei farvi notare la scatola. Inciso Akrapovic. Niente, odiato. Porco Giuda raga, davvero una figata. Me l'aspettavo meno bello sinceramente. DB Killer sparisce prima ancora del montaggio. Stavamo per montare lo scarico ma ci siamo accorti di un intoppo, perché io non ho intenzione dal primo momento di montarlo col DB Killer, però abbiamo visto che in sostanza la vitina, non so se potete, se riuscite a vederla, si vede? La vitina che vedete lì, in poche parole, non ha il buco per andarla a svitare. Perciò dobbiamo andare in sostanza da un meccanico che ce lo fa, anche per evitare di far danni e quant'altro. A quanto pare nessuno è in grado di rimuovere il DB Killer dell'Acra perché ha dei rivetti particolari in titanio. Robe fatte bene, insomma. Siamo andati da un primo meccanico, ci ha detto in sostanza che appunto questi rivetti non si possono togliere. C'è un sistema più rozzo che è quello di bucare il carbonio. Ci hanno detto di andare da qualcuno che fa Akrapovic. Abbiamo pensato di venire qua in concessionaria, che è anche officina autorizzata. Speriamo in bene raga, incrociamo le dita, vi teniamo aggiornati. Dramma, anche in officina autorizzata non stappano i DB Killer. No words. Eccoci di nuovo qua. Sono passate un fracco di ore, cioè neanche da contarle, perché in pratica nessuno ci voleva rimuovere questo benedetto DB Killer. Finalmente abbiamo trovato il numero uno di Milano, Tony Stoi. Lui è davvero un grande, che è riuscito, facendo un lavoro perfetto, a forare il carbonio coprendolo subito con della plastica e a rimuovere il DB Killer che nessuno voleva. Perciò adesso possiamo smontare lo scarico originale e montare sto cannone Akrapovic. Per la vita era morbidissimo. Ci siamo raga. Eccoci. Guardate lo schifo che c'è qua dentro, è una roba impressionante raga. Cioè io non so perché si ostinano a fare delle schifezze così. Kit Akrapovic per montare il nuovo scarico. E ci siamo. Abbiamo rimosso l'anello di graffite dallo scarico originale, che in sostanza è una sorta di guarnizione per evitare che si disperda del rumore eccessivo. Cosa che non ci dispiace però. Ora cercare di capire che... Dato che uno dei nostri iscritti ci ha detto che qua sotto troverò una sorpresina, adesso sto andando a smontare il convogliatore, vediamo se cosa c'è. Cosa c'è? No, vabbè.
Grazie mille Francesco per il consiglio. Adesso penserò come utilizzarlo. In ogni caso rimonto la moto perché non vedo l'ora di sentirla con lo scarico nuovo. Accenni, accenni. Raga, prima accensione. Siamo qui a fare la Krapovic sound check. Niente, accendiamo. Suona il doppio, fortunatamente. Andiamo a fare un breve giretto in cui vi spiegherò un po' tutte le differenze che ci sono rispetto a prima. Oltre al fattore estetico e al fattore del sound, la moto ha cambiato anche un bel po' a livello prestazionale. Ha preso più potenza in basso. Adesso la moto assomiglia più a un motard, diciamo. Avendo più bassi regimi è più pronta subito. Devo essere sincero che ha perso un po' invece nella parte dei medi regimi e agli alti. Questo è il sound senza DB Killer. È una roba spettacolare. Sembra molto di più un motard. Benissimo ragazzi, siamo giunti alla conclusione anche quest'oggi e spero che questa modifica vi sia piaciuta, perché qualcosina arriverà sempre, un po' di carbonio qua e là. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, scrivete qua sotto che modifiche vi piacerebbe vedere, perché sono aperto a tutto, vorrei modificare il più possibile. Ricordatevi che la cosa più importante è iscriversi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Bella raga.